Eccoci qui, ben rientrati per la seconda parte di prima mattina. Come detto, siamo con Manola Di Pasquale, che oltre ad essere presidente dell'Istituto Zooprofilattico, è comunque membro della segreteria regionale del Partito Democratico. Buongiorno a Buongiorno, tutti, buongiorno a te, buongiorno, Daniela. ben ritrovata di prima mattina. Dunque, dicevamo, membro della segreteria regionale del Partito Democratico, analizzeremo proprio il voto in provincia di Teramo, ma anche in Abruzzo, alla luce appunto di queste primarie del Partito Democratico. Beh, innanzitutto come sono andate? Ci sembra di capire, insomma, poi bene per Renzi, si rispetta in provincia di Teramo il trend nazionale. Beh, diciamo, io sono abbastanza soddisfatta del risultato locale ma anche nazionale delle primarie in generale, perché comunque è sempre una grande partecipazione democratica ed attiva anche la possibilità in queste occasioni di avere un contatto diretto con le persone. Oggi che poi si fa sempre tutto tramite televisioni o social, per cui avere un contatto personale diretto con l'elettore di centrosinistra è sempre importante, per cui devo dire che è stato un bel bagno di democrazia in un momento abbastanza complesso per la politica europea e italiana, ma quindi anche regionale, dove c'è molto, diciamo, attività di antipolitica. Il voto in Abruzzo, poi questa mattina sulle pagine del centro abbiamo anche l'elenco, perché ieri poi è uscito proprio ieri l'elenco dei delegati al Consiglio nazionale, tutti gli eletti per la mozione Renzi, se non sbaglio ci sono 13 delegati in tutto, poi 3 per la provincia. 3 per quanto riguarda la provincia di Teramo, che sono Simona Luisi, Maria Pacchione, Luigino Medori e poi c'è Renzo Di Sabatino, il presidente della provincia, per quanto concerne la mozione Orlando. No, dicevamo, analizzando comunque il voto in Abruzzo, intanto Renzi scende un po' di percentuale, ecco, stiamo vedendo proprio la pagina, il 65% rispetto al trend nazionale. C'è qualcosa in meno. Ah boh, intanto diciamo che il Partito Democratico della Regione Abruzzo ha riconfermato la linea di mozione vicina a quella di Renzi, ma di particolare è che Emiliano porta una percentuale più alta rispetto alla media nazionale, ma in fondo perché l'Abruzzo è sempre stato amico del governatore della Regione Puglia, Emiliano, con il quale noi abbiamo fatto anche degli eventi qualche anno fa che riguardava il Mezzogiorno. Mi ricordo, abbiamo fatto un evento in Puglia che si chiamava il Mezzogiorno di Fuoco, proprio per tirare l'attenzione sulle problematiche specifiche di questa zona dell'Italia. Quindi ritengo che Emiliano sia anche all'interno del partito una risorsa, perché nella sua mozione troviamo un'attenzione particolare ad una politica che riguardi proprio il Mezzogiorno, dove l'Abruzzo non può non considerarsi parte, anche se in realtà tenta sempre più di essere una regione che guarda verso il nord, ma che ha comunque la sua storia, il suo legame con il Mezzogiorno e su alcuni settori ha anche delle problematiche proprie delle regioni del Mezzogiorno. Quindi questo è un aspetto importante, rilevante, ma che viene proprio da un rapporto politico che noi abbiamo sempre avuto col governatore Emiliano, o meglio con una politica e delle emozioni che riguardano dei contenuti programmatici propri di queste zone. Infatti in Abruzzo comunque E sono contenta per lui, perché comunque il noi abbiamo, dato è. siamo, alla fine siamo tutti amici, ci dividiamo sulle emozioni, cioè di programmazioni e di gestione del partito. Questo ci differenzia dalle emozioni ed è chiaro che comunque l'Abruzzo ha dato un bel segnale nell'ambito di un'idea di rinnovamento e di un partito riformista di idea maggioritaria che abbiamo sempre avuto nel momento in cui abbiamo deciso di costituire e di aderire al Partito Democratico. Spicca appunto comunque questo 14% che è il dato abruzzese, poi il 24 quasi, Su Pescara, perché l'ha 23,72 sostenuto sulla provincia dall'onorevole. di Pescara, perché c'è stato un gran lavoro proprio del deputato che è Antonio Castricone, e dunque dove c'è stato il lavoro dei vari referenti si sono visti i risultati, visti i risultati anche per esempio in provincia di Teramo, su diversi comuni, insomma, dove comunque il partito magari democratico è stato più compatto, dove in altri magari lo è stato meno. Questo per quanto riguarda la mozione Renzi, per il caso per esempio Alba Adriatica, o un caso Montorio, un caso Tossicia, dove insomma
Renzi non è andato, cioè Renzi è andato bene, però insomma anche lì le, insomma, c'è il 30% anche della mozione intanto, Emiliano. Intanto diciamo che sul territorio c'è stato molta movimentazione e anche contrapposizione in alcuni comuni, ma questo è molto bello, io lo ritengo una parte bella di questo partito, che è vivo ovviamente. È democratico. E che è l'unico partito, ve ne dico che è l'unico perché ovviamente i partiti sono, secondo la nostra Costituzione, delle comunità, chiamiamole così perché a me piace molto questo termine, che sono organizzate e che rispettano il principio democratico della rappresentazione. E quindi è chiaro che ci sono degli organismi che deliberano e che vengono eletti a suffragio. Per cui è un vero partito. Indubbiamente, però appunto per arrivare all'analisi del voto Teramano, dunque sicuramente il Teramano, nel Teramano Renzi ha preso percentuali bulgare nei comuni, per esempio Pineto, Roseto, Silvi, ecco c'è l'analisi anche di Silvi da fare, Silvi. Ora, nonostante Silvi, che ha avuto la caduta un problema, sì, della giunta Comignani, insomma anche Silvia, anche quella di Silvia è stata una risposta. Intanto è stato positivo inserire in lista per l'assemblea regionale, l'assemblea nazionale del partito, la consigliera comunale Maria di Silvi, che poi è stata eletta perché era posizionata al secondo posto, che ha rimotivato un partito democratico, è uno degli elettori del centro-sinistra soprattutto di Silvi, che ovviamente erano molto amareggiati per quello che era accaduto, cioè quel tradimento da parte di un gruppo di maggioranza che sono andati al notaio a firmare la sfiducia al sindaco. E ovviamente questo soprattutto alle porte di una stagione turistica di Silvi, che è una cittadina marina molto importante, e in un momento in cui la provincia di Teramo ha bisogno di ritrovare credibilità anche agli occhi del turista, non perché non siamo bravi nel svolgere il nostro ruolo, ma proprio per le vicende del terremoto che ci ha colpito e che quindi ha un po' allontanato il nostro turista, che è un turista che vive soprattutto nelle zone marine e montane. Ecco, e questo atteggiamento di, io direi, di responsabilità che viene oltretutto da alleati storici che sono proprio quelli della sinistra, non ce l'aspettavamo. E il Partito Democratico Locale su questo molto amareggiato, ritengo che il Partito Provinciale debba discutere subito dopo di questa situazione, e dobbiamo dire che la mozione Renzi prevede delle forme di alleanza, innanzitutto un partito maggioritario, quindi che sia in grado di avere una sua autosufficienza come numero e come consenso, ma poi un partito che guarda alleanze ampie, non necessariamente e obbligatoriamente alleanze che sono rivolte solo verso la parte di sinistra, ma anche alleanze che possono guardare a formazioni di centro che condividono un progetto di riforma dei comuni e quindi delle regioni e quindi anche dello Stato. È chiaro che questo voto è anche un voto di sostegno a questa amministrazione e tra virgolette di protesta a un alleato contro un alleato storico. Parliamo di alleanze di centro, poi recentemente è intervenuta appunto con una nota specifica per ricordare appunto questa possibilità di ricompattare un po' il centro-sinistra, e quindi c'è stato un richiamo anche ad Abruzzo Civico. Abruzzo Civico però che in questo momento col PD insomma... Ecco, io credo che sia necessario fare un tavolo, è necessario il tavolo politico. Quando abbiamo queste forme di problematiche, di accordi programmatici di massima su un territorio, occorrono i tavoli politici in cui vengono dettate delle linee programmatiche di condivisione, anche di progettualità, che porta poi a creare delle coalizioni e attraverso le coalizioni una condivisione di percorso. E quindi questa è una discussione squisitamente politica che deve essere affrontato dal partito, ritengo a livello provinciale ma anche a livello regionale, e una volta chiarito il tipo di rapporto che noi abbiamo con alcune forze, fra cui appunto Abruzzo Civico, allora si può iniziare un percorso, anche perché Abruzzo Civico fondamentalmente in alcune parti è stato il nostro alleato. Nella mia campagna elettorale a Teramo Abruzzo Civico mi ha sostenuto fin dall'inizio, inserendo dei componenti di loro estrazione all'interno della mia lista civica, che era Teramo Cambia,
e lo stesso Gianluca Pomante, che lo vedevo, in una prima parte candidato, diciamo, contro di me, in realtà con un'altra lista, nella fase del ballottaggio ha fatto un accordo programmatico non tecnico, cioè non era un accordo tecnico giuridico, ma era un accordo di condivisione programmatica di un progetto per la città di Teramo. Credo che tutto questo lavoro fatto non vada buttato, vada sicuramente ripreso, riorganizzato, ristrutturato, e quindi riavviare un percorso per dare alla città di Teramo un'amministrazione e un progetto che merita. Indubbiamente, però è anche vero che in questo momento c'è un caso Abruzzo Civico e c'è un caso appunto di alleanze amministrative con il Partito Democratico, perché per esempio in due casi dove si andrà a votare, Martinsicuro e Tortoreto, non ci sembra ci sia stato un avvicinamento nei confronti del PD, anzi Abruzzo Civico ci sembra di capire che abbia preso strade e diverse. Questo poi riflette anche su delle vicende che note, arcinote, di cui ci siamo occupati anche noi, che c'è un caso in provincia di Teramo con una delega alla vicepresidenza di Mario Nugnes, che è stato Abruzzo Civico, che probabilmente noi lo diciamo perché comunque nell'aria probabilmente salterà. Per questo è necessario effettuare il tavolo politico, perché il tavolo politico deve chiarire proprio questi tipi di alleanze. O fai un'alleanza diciamo di massima, perché è chiaro che ci sono dei piccoli paesi, dei piccoli comuni dove troviamo delle liste che dentro hanno anche, diciamo, consiglieri di destra, di espressione di una politica di destra e di sinistra, perché il simbolo e l'appartenenza politica viene fuori soprattutto nei grandi comuni e poi anche nella provincia. Quindi venire a condividere un progetto di gestione governativa che riguardi la provincia di Teramo con una forza politica significa poi poterla attuare anche nel territorio. Quindi questo è un aspetto che va assolutamente chiarito. So che i partiti, sia provinciali che regionali, stanno avviando dei tavoli in questo senso, e questa è l'attività che dovrà essere fatta nei prossimi giorni, che serve anche per arricchire una progettazione e una coalizione. C'è un sms dalla regia: se il PD destinasse gli euro intascati alle primarie alle zone colpite dal sisma non farebbe una lira di danno. Buongiorno. Intanto diciamo che i soldi che sono stati rilevati dalle primarie vengono utilizzati dai partiti locali per fare attività politica locale, quindi in parte vengono recuperate le spese, che hanno, anche se erano tutti volontari, quindi in realtà non la spesa del personale, la spesa del luogo. In alcune parti sono stati affittati dei posti per poter, dei gazebo, hanno fatto l'occupazione del suolo, quindi per recuperare parte delle spese. La parte residuale, se pensiamo che a Teramo hanno pagato 2 euro, hanno votato 1200 persone, quindi in realtà abbiamo, il gasto sarà di 2400 euro, parliamo di questo, serve per fare attività politica. L'attività politica serve per portare la progettualità, le problematiche nei tavoli in cui si risolvono i problemi, e la risoluzione dei problemi, la risposta ai problemi che ha oggi il territorio a seguito del sisma. Io non credo che in questo periodo il Partito Democratico non abbia fatto nulla, anzi ha fatto moltissimo attraverso gli organismi regionali e nazionali per dare una risposta ai problemi del sisma, e facendo dei decreti importanti, continuando in questa attività, da ultimo anche una parte, chiamiamola zona franca, comunque un respiro non completo, non soddisfacente, ma comunque un respiro, anche per quello che riguarda i contributi, le tasse che pagano le attività produttive che stanno nel territorio. Ha immesso numerose finanze per la ripresa economica del tessuto economico delle zone terremotate dei comuni del cratere, ha allargato il cratere, ha portato milioni di euro per le ricostruzioni, ma anche per la ricostruzione del tessuto turistico ed economico del territorio. Ecco, basta leggere tutti i decreti, che chiunque in qualsiasi settore può sicuramente trovare delle opportunità per una ripresa economica del territorio. Quindi io credo che il Partito Democratico abbia fatto moltissimo, ci sono state anche altre forze che hanno lavorato su questo, va riconosciuto, ma parlando del Partito Democratico dobbiamo dire che il Partito Democratico per il terremoto ha fatto moltissimo e sta ancora facendo. Quindi ritengo anche nell'agricoltura, Martina, che è uno poi il braccio destro di Matteo Renzi, ha per l'agricoltura nell'immediatezza fatto una serie di attività in aiuto. Poi
non si riesce mai a fare il 100%, quindi un 10%, un 20% che deve essere ancora compensato lo troveremo sempre. Però dire che il Partito Democratico non sia stato efficiente in questo settore credo che sia ingeneroso. Beh, poi è una risposta che daranno gli elettori, insomma, quando si tornerà a votare. Intanto la presenza alle primarie credo che sia un atto di fiducia nei confronti del Partito Democratico. Però un atto di fiducia nei confronti del Partito Democratico, però c'è stato un calo. Boh, questo calo magari è letto anche in modo fisiologico, però per esempio meno 4.000 in provincia di Teramo nel 2013 c'erano stati oltre 14.000 se non sbaglio gli elettori e siamo nel calo siamo nazionale come percentuale. Il calo quindi è nazionale fisiologico, 40.000 in Abruzzo, Teramo oltre 1.200, cioè forse c'è stato un calo inferiore in percentuale per quanto riguarda forse Teramo città. Sì. Teramo città ha avuto un calo inferiore di presenze alle primarie, è chiaro il calo è fisiologico, ma lo è perché il partito di Renzi si presentava nel 2013 come la novità e sappiamo bene che spesso la novità viene premiata, ha governato, chi governa non perde il consenso, questo è un dato di fatto perché chi governa realmente fa delle scelte obbligate e quando si fanno delle scelte c'è sempre, si chiama scelta perché c'è sempre una parte che rimane delusa, ogni scelta che si fa ha sicuramente una parte che è insoddisfatta perché è una scelta, non ho mai visto una scelta che soddisfa tutti al 100%, anche la miglior scelta lascia delle delusi, chi governa perde consenso. Il Partito Democratico governa da molti anni, oltretutto governa in uno stato di grande difficoltà e ha dovuto accettare il mandato in più di un'occasione che gli è stato dato dal Presidente della Repubblica proprio perché c'era necessità di fare alcune cose che servivano all'Europa, che ci avrebbe invece ingessato se non facevamo, non davamo delle risposte, quindi ha accettato di portare avanti un governo, è chiaro che chi governa in uno stato di difficoltà perde consenso ed è naturale oltre a acquistare quella parte che per l'attività che fa e devo dire che il Partito Democratico nonostante anche le problematiche interne, non ci dimentichiamo che noi abbiamo avuto una scissione, degli attacchi quotidiani, dobbiamo dire che nell'ambito della riforma del voto referendario riformista importante per me, lo continuo a dire, l'ho detto prima e lo continuo a dire, importante per il risultato, in realtà avevamo tutti contro tutti, quindi tutti parlano, io dico in televisione ogni forza politica non parla di quello che vuole fare ma attacca Renzi, attacca PD, quindi in questo quadro che viviamo io ritengo che il risultato che abbiamo avuto sia un ottimo risultato e che segnale sia quello di dire ok, andate avanti, siete l'unica forza che può fare le riforme, noi vi sosteniamo, popolo ovviamente, gli elettori del centro-sinistra. Però allora, quindi per voi è un ottimo risultato nonostante questo calo di, comunque di votanti, però quale sarà poi la ricaduta, che cosa accadrà adesso in provincia di Teramo, cosa ci dobbiamo aspettare? In merito a cosa? Insomma, a quello che accadrà comunque anche con le elezioni, anche le amministrative, nel gioco delle alleanze. Va bene, anche. Questo è tutto ciò che si dovrà discutere ora nel partito, ci saranno anche i congressi provinciali e poi il congresso regionale, ecco, perché segue al congresso nazionale gli altri congressi. Tra l'altro abbiamo un PD Teramano che è commissariato. Dove dobbiamo fare il congresso, ritengo, io ho fatto questa proposta di avviare una fase congressuale, soprattutto nella fase cittadina, di discussione programmatica, quindi un congresso di contenuto e di programma che servirà poi per le prossime elezioni comunali, quando saranno. E con questo ovviamente una riorganizzazione del partito. Penso che un percorso di congresso fatto su contenuto ai fini di una progettualità ed una rivitalizzazione della città stessa e quindi punti di forza da valorizzare possa essere anche importante per riallacciare un rapporto con l'elettorato e con la città ancora più forte che serve per cogliere gli elementi che servono proprio poi per costruire
costruire il contenuto di un partito. Fare un congresso senza contenuto, abbiamo visto che il congresso sulle mozioni di Renzi, Orlando e Emiliano erano, oltre che sul partito, anche sul contenuto delle alleanze, di che tipo di partito vogliamo, di puntare per esempio sulla una politica del mezzogiorno per Emiliano, che va sicuramente recuperata, importantissima. Abbiamo raccolto dei dati importanti su questo tema. Ecco, noi speriamo di riuscire a fare anche nel territorio di Aramano, e parlo per il mio ovviamente, non per gli altri, un passaggio che per noi è molto importante, anche con riferimento alla ricostruzione post terremoto, economica e ricostruzione mattoni, ma anche ricostruzione in termini di sviluppo e di ripresa economica. E oggi, quindi, tra l'altro, per rimanere in tema, abbiamo letto anche l'analisi di Lanciotti, del Presidente della Camera di Commercio, insomma, su questo primo trimestre tragico, però inevitabile. Ecco, è inevitabile, quindi, con quanto accaduto. Io parliamo di ricostruzione mattoni, sì, ma se facciamo le case non ci sono gli uomini, perché sì, ricostruiamo, poi per ricostruire, certo, noi questo problema non ce l'abbiamo, però ci sono alcune zone del cratere che hanno questo problema. Ricostruire per poi avere accanto un tessuto produttivo, economico o turistico che possa conservare il presidio. Abbiamo un sms, la regia ci fa notare. Buongiorno, chiedo al Di Pasquale, ma che senso ha aver rieletto Renzi se il popolo lo ha severamente bocciato al referendum costituzionale? Vabbè, non, vabbè. Non è perché si boccia, si è una volta, allora, se non è questo, allora, intanto non è questo. Intanto il Partito Democratico è nato per essere un partito riformista e fare delle riforme che servono assolutamente all'Italia. Non siamo conservatori. Noi riteniamo che bisogna fare delle riforme, è stata già proposta una riforma costituzionale, ritengo che Renzi debba ritornare sul tema e fare queste proposte che servono a snellire la macchina burocratica. Di questo si potrebbe parlare giorni e giorni e giorni, mi piacerebbe tornarci su questo argomento. Sì. E perché è stato bocciato, non Renzi, una riforma costituzionale per una parte non capita, probabilmente perché non spiegata bene, forse perché è troppo ricca, perché comunque l'hanno presentata, scusatemi, in maniera diversa rispetto a quello che era, perché sono state dette cose di questa riforma che non sono vere. Oggi l'Italia sarebbe diversa se avessimo avuto quella riforma costituzionale. Certo, non era perfetta, qualcosa andava modificato, ma oggi potevi modificare quello e non ripartire da zero. Non mi pare che tutti quanti quelli che avevano detto che avrebbero presentato una legge di riforma abbiano intenzione di fare queste riforme necessarie per l'Italia, che riducono anche i costi della politica. Il progetto di riforma, che è insito in un'idea di partito riformista maggioritario, è ancora la linea principale di questo partito ed è stato votato perché è ancora la linea principale dell'elettore del centro-sinistra. Poi chi vuole votare un partito conservatore che tenga l'Italia ancora dentro questa palude, con questo sistema burocratico molto molto lento, ed allora può votare un partito conservatore. Noi siamo un partito riformista a vocazione maggioritaria, che ritiene che l'Italia debba essere alla pari di altre nazioni europee più all'avanguardia, che deve snellire la macchina burocratica e ridurre i costi della politica. Tornando a Teramo, dunque, dicevamo quello che accadrà in provincia di Teramo, c'è un partito, ci sono delle elezioni nei quattro comuni per quanto riguarda la provincia di Teramo, due comuni importanti costieri comunque, Tortoreto e Martinsicuro, dove insomma non si va verso sicuramente un'eclatante vittoria, cioè almeno dai meccanismi che stiamo guardando in questo momento, sempre per questo gioco di alleanze. Il PD provinciale quindi ha questo problema, il PD teramano non ha un segretario attualmente, è commissariato. A ottobre probabilmente si andrà a votare, da quello che si legge, da quello che si evince. E a ottobre probabilmente si potrebbe. Dove dovremmo andare a votare a ottobre? Scusa, a settembre, Daniela. Dico. Per ma il... dove? Per dove dobbiamo no, votare? No, dico a settembre. Ma che... mi sfugge questa cosa, perché cosa votiamo a settembre? No, a settembre dovrebbe essere eletto, magari potrebbe essere eletto il nuovo segretario. Parliamo dei congressi provinciali. Dei congressi, dopodiché si potrebbe anche andare
anche, che so, magari candidare anche, si potrebbero fare le primarie anche per il candidato Io sindaco. sono sempre stato per le primarie, le volevo fare anche per me, e quindi No, io. potrebbe anche avvenire No, io no, questo. mi piacerebbe fare delle primarie belle come quelle che abbiamo fatto all'Aquila, dove c'è stata questa grande partecipazione, una scelta fra candidati con linee programmatiche simili, perché ovviamente parliamo sempre della stessa area politica, e dove il cittadino può scegliere quello che ritiene essere candidato migliore e più forte per contrapporre un programma di centro-sinistra con un programma di centro-destra. Magari io sono su questo, io sono una fautrice delle primarie, mi piace moltissimo, ho scelto di stare del PD proprio perché aveva questa apertura non solo nell'ambito delle scelte di candidature, ma anche nell'ambito delle scelte della segreteria politica. Sono per avere un partito aperto, quindi non un partito legato solo alle tessere, per quanto possa essere una fase importante della vita di un partito, però poi che si debba aprire anche a chi in realtà non vuole essere tesserato, ma che vuol dire la sua riconoscendosi in questo tipo di cultura politica. Ecco. E sì, si avvia una fase, ho detto prima, si avvia una fase di congressi che sono importanti per noi, sono molto importanti, perché dobbiamo dare una risposta a una serie di domande, perché le problematiche che riguardano le alleanze, fare le primarie, il contenuto programmatico di una vita di un partito va discusso all'interno dell'assise provinciale. Diciamo che questo ultimamente ha perso un po', anche perché questa segreteria provinciale in realtà era in parte legata, era stata sostenuta da un'area che faceva riferimento a Monticelli, di un'area che faceva riferimento all'ex, diciamo, onorevole Verticelli, Lucio Verticelli, che era parte di una sinistra che invece era scissionista, quella uscita dal Adesso. partito. Quindi è chiaro che pure questa segreteria non ritrova quella maggioranza che aveva quando è nata come segreteria, è in una fase finale, quindi dobbiamo ricostituire le mozioni sono sempre i contenuti progettuali e anche le alleanze, rifare una discussione sui temi e portare avanti una nuova segreteria dove si potrà individuare maggioranze e minoranze, ma anche in contrapposizione, poi dando una linea molto chiara di quello che deve essere il percorso che il Partito Democratico deve avere nella provincia di Teramo, anche perché dobbiamo fare molto lavoro, molte cose importanti. Città capoluogo è importante per la provincia Magari di Teramo. provare a riprendersi il comune, perché sarebbe questo Più poi che il provare a livello progetto. comune, tentare di dare un progetto che è persone, una classe dirigente che sia in grado di dare delle risposte ai problemi che Teramo ha, perché finora siamo anche qui nella palude. Anche qui poi da vedere, ovviamente, questi sarebbero i progetti, però da vedere poi come si risolverà questa crisi all'interno del comune di Teramo, di questa crisi Io, mi di sembra che sono maggioranza. abbastanza ingrattati, anche perché non riescono a ritrovarsi intorno a un contenuto, ma litigano intorno ad una poltrona, e che è più difficile trovare alleanze quando si discute per una sedia, perché una sedia poi tutti la vogliono. Se invece discutiamo intorno a un progetto di città è più facile trovare una condivisione. Però in questo caso si era anche provato a parlare magari di governo, vabbè, si parla di giunta tecnica, addirittura di governo di scopo. Brucchi anche recentemente aveva anche fatto capire che comunque il documento programmatico l'avrebbe proposto anche alle opposizioni. E noi, come si è visto nell'ultimo consiglio comunale, pur non sapendo se aveva la maggioranza, insomma, il gruppo consigliare, come scelta di partito anche, è andato a sostenere due cose importanti. Una cosa importante per la città, che era appunto la casa per lo studente, questo accordo di programma che passava in consiglio, perché se non fosse stato approvato si perdeva dei finanziamenti, anche quindi la possibilità di una progettualità importante che vede l'università, che è una risorsa per la città, perdere un finanziamento. Quindi il senso di responsabilità, il Partito Democratico è una forza di governo, non è una forza di opposizione sempre, non siamo populisti, non siamo 5 Stelle. E Però quindi eventualmente. è chiaro che se si va al governo della città, su questioni veramente importanti per la città, il Partito Democratico valuterà se sostenere una maggioranza, Quindi c'è la ma su possibilità che si argomenti no, non si possa. può fare niente di questo, non esiste una condivisione di programma. Allora, il condividere una nuova giunta significa una condivisione di gestione programmatica da mo' ai prossimi 12 mesi, e come ha fatto il nuovo centrodestra a livello nazionale, entrando in un governo con la PD, ma lì c'era stato un richiamo molto forte del Presidente della Repubblica, e con due obiettivi dati dal Presidente della Repubblica, soggetto terzo, garante.
Noi non è che possiamo andare a condividere un progetto o un programma di centrodestra, né abbiamo intenzione di condividere progetti programmatici con il centrodestra per i prossimi 12 mesi, perché in 12 mesi quindi si questo può fare, è escluso. È escluso. È chiaro che devono ritrovarsi loro intorno a un progetto di città e dare una risposta a un impegno che loro hanno preso con la città. Se non sono più in grado di mantenere questo impegno, di portare avanti il loro progetto programmatico, è chiaro che onestà vuole rimettere il mandato. Però se dovessero ripartire, ci dovessero essere argomenti importanti per la città di Teramo, il Partito Democratico non si è mai tirato indietro, certo, su un singolo argomento. Però è chiaro, il PD non sarà stampella sicuramente. Ma di non questa può essere, non può essere stampella, perché andiamo a parlare di una impossibilità di gestione su una programmazione, certo, loro. Se mancava ancora 4 anni era diverso, ma mancando 1 anno e mezzo, un paio di anni alla fine di questo mandato e con un progetto, un programma non attuato, perché se dobbiamo essere sinceri dobbiamo dire che il programma che si erano dati non è stato affatto attuato in questi 3 anni al centrodestra, quindi è un po' difficile trovare una condivisione programmatica. Bene, siamo arrivati alla conclusione. Ringrazio Manuela Di Pasquale, membro della segreteria regionale del Partito Democratico. Noi ci ritroveremo per un nuovo appuntamento con Di Prima Mattina, sempre puntuali domani alle ore 7. Alla conduzione ci sarà il collega Roberto Almonti. Una buona mattinata a tutti.